Buonasera a tutti, ciao Fede, ciao Virman. Ciao Fabio. 22:49 rigorosamente in diretta per commentare il 6 Nazioni di rugby. Solitamente si gioca al Flaminio, a sto giro si gioca all'Olimpico. La Roma ha vinto 1-0, gol di Mancini nel secondo tempo, un gol molto bello, da fuori aria, tiro veramente bello. Gli è riuscita questa conclusione, ci portiamo a casa 0 punti. In realtà contro la Roma ne facciamo 1 su 6 disponibili, La sintesi della partita, Virman, siamo andati a Roma a fare i murinisti a casa di Mourinho e Mourinho te la mette nel posteriore. Questo è quello che posso dirti. Guarda, allora Fabio, io purtroppo non l'ho vista, ero fuori, non l'ho vista, quindi non posso fare altro che ascoltare te, leggere la chat e leggere delle statistiche. Ovviamente dispiace perché Mourinho è veramente il male assoluto del calcio. Io, se c'è un allenatore in Italia che mi sta più sui coglioni di Massimiliano Allegri, José Mourinho, l'ho sempre odiato. Ho sempre odiato la lingua dei giornalisti attaccata al suo culo una quindicina di anni fa. È una persona arrogante, spocchiosa, che pensa di essere più furba e intelligente di tutti gli altri. E quindi io è una persona che mi sta estremamente sui coglioni, quindi perdere contro di lui a prescindere mi fa comunque male. Poi ripeto, della partita non ascolto te, Fabio, ascolto te, quindi non so sì. Come ok, perfetto, questa potrebbe essere una bella sintesi. E quindi ripeto, non so com'è andata, ho sentito che abbiamo preso 3 pali, quindi... Oh, vabbè, sì, un autopalo, poi c'è stata una punizione, palo esterno, e il primo palo forse è stato su una bella azione, cross al centro di Danilo, colpo di testa di Rabiot su un bel inserimento del francese, e c'è il palo. Ringrazio la sub di Danji95, grazie mille per la sub. $5 mesi, livello 1, grazie per la sub. Vedo in chat in corso un sondaggio, grazie mille, credo a Basero, Antonino, chi l'ha fatto, chi fa più schifo, Mourinho Allegri. Io, ragazzi, rispondo in questo modo, mi fa più schifo Allegri perché ce l'ho a casa mia. Mi fa più schifo Allegri perché ce l'ho a casa mia, molto semplicemente, ragazzi. Anche perché una cosa va detta. Noi la qualità, secondo me, ne abbiamo di più della Roma. È una squadra che come rosa, dici? Sì. Sì, infatti noi abbiamo inizialmente fatto molto di più la partita rispetto a loro, che sono stati rintanati dietro. E quindi la cosa che mi infastidisce è che, come al solito, noi ce la siamo giocata con le carte che vuole Allegri, ovvero cerchiamo di fare un po' di palleggio, cerchiamo poi di vincerla con i cambi, entrano Pogba e Chiesa nel secondo tempo. A sto giro però t'ha detto male, perché la Roma ha segnato prima che facesse lei i cambi, perché stavano per entrare Kastrup ed Abraham, e questo gol ha sparigliato tutto. La Roma poi alla fine, sul gol fatto da loro, chiaramente... giocano con le loro armi, ma è anche recito, ovvero scazzottiamo, teniamo la palla lunga, cerchiamo di rompere le palle sulle rimesse laterali. Questo è, però tra l'altro aggiungo una cosa, io sono sempre stato un fan di Ken, quello che ha fatto Ken sul finale, che ha combinato, dimmi un po' che ha combinato. Perfetto, siamo nei minuti di recupero, entra al 90° Ken, semplicemente per fare cazzotti nel senso buono del termine, per segnare, per buttare un po' di gente dentro. Ottimo, che succede? Ken subisce un fallo e va a tirare un calcio a Mancini, ma un calcio tipo Totti Balotelli, cioè l'hai presente di tanti anni fa. Ha fatto bene se sei un deficiente, ha fatto bene. Mo io spero che la Juventus lo multi. Io spero che lo multi, perché è una roba imbarazzante. Dopo 30 secondi lo so diretto. Io spero invece che gli diano un bonus. Cioè il bonus. A chi l'ha tirato il calcio? A quello che ha segnato, a Mancini. Allora guarda, bonus anche per l'anno prossimo. Rinnovo in automatico. Proprio. Ma siete antisportivi. Ma ecco gli sportivi DLB. Miglior giocatore, più forte. La clausola, bravo, più forte. Ma cosa giochiamo? Allo Iacovone di Taranto, con tutto il rispetto del Taranto. Ma che cazzo se ne è diventati? Io spero che ci sarà una clausola con scatto in automatico, il rinnovo a vita. a segno in bianco, metti quello. Ma metti che io non capisco, ragazzi, ma lo punisci, finisce nello spogliatoio, gli tiri un destro quando finisce la partita, ma lo capisco se finisce la partita, ma non durante la partita. Materazzi con Cirillo, ma già lì ti arrivo a capire che ok, fallo, finisce la partita, gli tirate un destro a vicenda, ma no che mancavano sette minuti, almeno si poteva pareggiare la partita, buttavi il pallone dentro, questi andavano in difficoltà. Incredibile. Vabbè. Secondo me Mancini gli ha detto una cosa brutta, perché Ken non ha aspettato neanche che l'arbitro tirasse fuori il rosso, stava già uscendo dal campo. Ragazzi, mo io non lo so che cazzo gli ha detto, se non glielo ha detto, non lo so. Roma più squadra più fastidiosa della storia. Sì, ok, siamo d'accordo. Direttore, di fronte alla disperazione cediamo alla violenza. Ma io non vi voglio avere come vicini di casa. Che cazzo siete? Rosa e Olingo, che cazzo siete? Io spero di non avervi come vicini di casa, sinceramente, che siete così. Va bene. Iacovone è meglio del Via del Mare, qua c'è un derby salentino, Lecce, Taranto, va bene. Allegri è il male. Questo siamo d'accordo. Va bene. Ken, nostro fratello, poi di nuovo, va bene. Quindi una chat che si è schierata nei confronti di Ken. Allora, Una cosa. Quando arriveranno uno tra Allegri... Voglio sentire entrambi a sto giro, perché sono stati loro i protagonisti, Allegri e Mourinho. Mi fate sentire Allegri e Mourinho. Quando arrivano su DAZN me lo dite, che io attacco e voglio ascoltare quello che dicono. Ciao Cacciola. Leggiamo, povero Mago Max, il secondo posto di Estrosa lo ha confuso nella partita, anche stavolta non è colpa sua. Ha voluto come sta andando Estrosa? Seconda, fatto oggi. C'è Mourinho, andiamo con Mourinho, andiamo col pagliaccio portoghese, andiamo quello che ha vinto pure, l'abbiamo pure concesso, le fa ancora più il pagliaccio. Andiamo con José Mourinho al volo, sentiamo un po' che cazzo c'ha da dire avanti Mourinho, sentiamo. Di ruolo fisica né Ibram né Belotti, non voleva dare il riferimento là davanti alla difesa della Juve, è lì che l'ha vinta forse la Roma. No, la Roma ha vinto... perché i giocatori sono stati bravi, perché i giocatori hanno fatto una performance di 100%. Non voglio dire che è stato l'organizzazione tattica che ha vinto la partita. Anche perché non ce n'era. L'atteggiamento dei giocatori. Sì. Però rispetto tanto Maxi e la sua squadra sono bravi, stanno crescendo tanto, sono arrivati qua. È il momento più alto della stagione. Cioè, capisci, Virmone? Gli sta facendo i pompini all'amico Allegri. Quando... tra l'altro, sinceri, sembrano proprio sinceri. È molto difficile di creare. Noi non siamo una squadra neanche di segnare tanti gol. Era importante cercare di avere un po' di palla noi, abbassando più gente, e allo stesso tempo... non dare a loro quello che loro sono molto più bravi di noi, perché hanno più gamba di noi, hanno più intensità, hanno più velocità. Quando fanno ripartenza difficile per noi con un blocco bene compatto abbiamo difeso abbastanza bene, e dopo abbiamo avuto Giroud che da distanza mi sembra che ha fatto qualche miracolo. Questo è importante, perché quando gioca contro una squadra come la Juve sicuramente il tuo portiere deve fare molto bene. C'è stato un bel abbraccio con Allegri, che cosa vi siete detti, se si può svelare? No, noi parliamo spesso via text, parliamo via text, rapporto da anni, scherziamo abbastanza un con l'altro, cioè, capito? La battuta arriva sempre via sms, via quello si messaggia con Mourinho, no? Quello si messaggia, manda i meme a Mourinho. Devo rispettare la sua tristezza, frustrazione, però solo posso dire che mi piace tanto la sua squadra, e sono molto contento di questa distanza adesso, perché anche con la punizione dei 15 punti è una squadra che minaccia, perché è una squadra che può vincere 5, 6, 7, 8, 10 partite di fila. Martedì sera però lei ha detto che il suo obiettivo non è la Champions League, ma quando la Roma gioca così si vede anche che ci può stare tra le prime 4. Sì, andare a prenderne 7 da qualsiasi squadra incontra. Porta o non porta il risultato. Se una squadra che quando è, però dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti. E quando tu sei consapevole dei tuoi limiti, tu giochi per nasconderli e porta a casa il risultato. Quando tu sei a 100%, siamo una squadra che soffre. In un campionato è una maratona, un campionato sono 10 mesi, 30 e tante partite, non sono partite isolate. Noi sappiamo che partite isolate siamo capaci di fare qualche partita seria e portare il risultato sia contro chi sia, anche con le squadre top del campionato. E veramente la Juve senza infortuni, la Juve con, cioè, la Juve con virtuale, con questi giocatori, la Juve è grande squadra. La Juve, secondo lei, è pentita di non avere più un giocatore come Paulo Dybala? Perché per voi è veramente un valore aggiunto. Per noi è super importante. Io non voglio parlare di questo è per Max, però la Juve non bisogna di grandi giocatori, perché la rosa è piena di grandi giocatori. Un'ultima sull'Europa. Secondo lei, arrivati agli ottavi, anche in memoria di quello che è accaduto la passata stagione in Conference, si può fare lo stesso percorso anche in questa competizione, oppure il livello è troppo alto per la Roma? Il livello della Conference l'anno scorso era più alto. Chiaramente è più alto. Abbiamo giocato contro un Feyenoord molto più bravo di quest'anno. Maledetti, ve ne sparirete dal calcio prima o poi. Tu e quell'amico tuo sparirete, io godrò come una iena quando sparirete. Godrò come una iena quando sparirete dal calcio, maledetti. Quanto male mi fate, no? Quanto male mi fate. E sarà ovviamente dura, però passo a passo. In questo momento siamo già in difficoltà, perché loro hanno giocato venerdì, noi abbiamo giocato domenica sera una partita tanto. Però cercare di venire con l'atteggiamento giusto. Sono due partite e vediamo quello che è possibile fare. Domenica prossima la vediamo in panchina, oppure si aspetta di essere squalificati? Ma all'inferno ti dobbiamo vedere. Non aspetto niente. Come dicevo prima della partita, c'è un processo in corso e io devo rispettare questo processo, e fino a che il processo finisce non voglio dire niente. Voglio ripetere quello che ho detto prima della partita, che l'unica cosa che voglio è fare il mio lavoro in pace, non voglio niente di più. Grazie. Ciao, grazie. Se n'è andato, per fortuna che se n'è andato. Fede, dimmi qualcosa tu. Vabbè, la solita faccia di culo, inteso come sinonimo di faccia tosta, sì, un paraculo, cioè nel senso, ovviamente lui tesse le lodi della Juventus per dare più valore a questa vittoria, mette un po' le mani avanti sul discorso Europa e fa anche un po' di pianisteo, perché la Real Sociedad ha giocato venerdì e loro invece stasera, quindi proprio Mourinho al completo, cioè proprio tutto il repertorio, c'è stato tutto il repertorio, e mi fa piacere sapere che il nostro allenatore si manda i messaggini con quello che a Torino faceva il gesto delle mani. Sabatini, Mourinho, Zazzaroni, sconcerto Allegri. Allegri, ce l'hai un amico juventino, un amico juventino, Allegri, ce l'hai, uno, Agnelli 10, e basta, che era quello più importante, basta, poi veramente, come hai detto te, Galeone, Sabatini, Sconcerti, pace all'anima sua, mo pure esce fuori che si manda i meme con Mourinho, vabbè. Questa vabbè è una parentesi che c'entra poco, però era per ghignare, dai. Ci sono due sub, le ringraziamo, due sub da ringraziamo. Ringraziamo Greenbeard, 14 mesi con Prime, che ci manda un messaggio di un certo tipo, e Lucia, 12 mesi, quindi un anno, tanta roba. Con Prime. Grazie di cuore, ragazzi. Ambra Juventina dentro, poi può essere, magari forse lei, chi lo sa. Agnelli non è juventino, Diletta Leotta, detto non so se è juventino. Non vorrei essere panizzazzaro, è difficile decidere chi fare più domani, ok, io non avevo letto tutto il messaggio. Allegri magari chiede pure che Mourinho sia amico suo, le l'ha incartata dentro e fuori dal campo, dice Golosino. Ragazzi, io aspetto aspetto di vedere Allegri, quindi quando esce Allegri, ragazzi, avvisatevi che sentiamo il suo intervento dopo la partita. Mi date il permesso di dire cose bannabili su Ken? Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, un discorso sulla splendida giornata odierna di Serie A, un campionato di bassissimo livello, tecnicamente orribile, in cui allenatori reazionari, come amo definirli, sono in panchina delle squadre più importanti d'Italia. La Juve è la squadra più importante d'Italia ed è in mano a un reazionario, l'Inter in mano ad un mini reazionario come Simone Inzaghi, anzi pare mini reazionario pure lui. Pioli ormai è un reazionario pure lui, si è messo a 3 dietro, perché tutti quando vanno male tutti a 3 dietro, tutti a fare lo stesso modulo e poi la prendono nel culo. La Roma non ne parliamo nemmeno, la Lazio a Napoli ha fatto il pullman, poi mi direte l'ha fatto a Napoli, ha vinto, complimenti, vero? Ci sta, ma poi la Lazio la mettiamo dentro la squadra che comunque stanno un po' deludendo in qualche modo. Quindi... No, l'ho visto il tabellino di Durante, Alessio, non ti preoccupare, sono razionale dal punto di vista. E quindi questo, Virmone, magari non so quante partite hai visto questo weekend, non il riassunto sulla giornata, la definizione sul campionato che gli dai tu invece qual è? Ma la stessa che gli abbiamo dato fino ad oggi, ovvero un campionato che, a parte il Napoli, che ha un tabellino di marcia mostruoso, le altre perdono punti e poi e anche negli scontri diretti comunque dimostrano effettivamente un calcio abbastanza sterile, un calcio che magari ti fa fare i 3 punti, che però è veramente quella roba che a livello proprio di sport e spettacolo siamo veramente sotto lo zero. E questo discorso vale per la Juve di Allegri, come vale per l'Inter di Inzaghi e come vale anche appunto per la Roma di Mourinho, perché la Roma di Mourinho, ragazzi, magari stasera vince, ma magari poi la prossima la perde contro una squadra di metà classifica, perché questa è la situazione delle inseguitrici. Cioè la situazione Allegri, fermi, Allegri, andiamo da Allegri, ce lo ascoltiamo, vediamo che messaggini si scambia con Mourinho, perché ci interessa, deve essere di dominio meme dei cavalli. Sì, sentiamo Massimiliano Allegri appena possibile. Vamos, Allegri, eccoci. Durante la partita crampi e in difficoltà, già verso la fine del primo tempo già stavano un pochino mollando tra le linee con i centrocampisti e poi purtroppo abbiamo preso questo gol dove potevamo difendere meglio, già sul rinvio potevamo gestire la palla meglio, poi il calcio è questo, non riesce a far gol e esce sconfitto. È una partita dove sicuramente potevamo far meglio nelle occasioni fatte, anche alla fine abbiamo fatto una bella occasione con Danilo, poi purtroppo c'è stata anche un'espulsione subito dopo 40 secondi che negli ultimi 9 minuti ci poteva dare una mano. Quell'espulsione, un commento, visto che è durata veramente pochi secondi la partita di Ken, da cosa è dettata secondo lei? Ha sbagliato, ha chiesto scusa, però ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra. Bravo, ha fatto bene a dirlo. Sempre comunque l'insegnamento, quando si entra si può determinare, tra l'altro con falla a favore suo e ha avuto una reazione sbagliata. Oddio. Andrea Barzagli, continua tu. Ciao mister. No, io ho detto il primo tempo, secondo me, un po' sottotono, ma per la velocità della palla, a mio avviso a volte un po' troppo lenta. Non c'è stato tante palle verticali, secondo me, su Vlahovic che poteva attaccare un pelo di più. Era difficile, sicuramente, vi hanno fatto una bella gabbia e non era facile. Mentre il secondo tempo comunque vi ho visto, vi siete buttati più dentro, anche con i centrocampisti. Poi alla fine... hai messo questo 4-3-3, no? Stanno ridendo a vicenda a Barzagli. Oh, è una bella serata. Pensi che siano pronti, ragazzi, per giocare così? Ma guarda, in quel momento lì c'era bisogno così. Comunque Pogba non è ancora al 100%, giocare all'inizio fa fatica. Comunque è stato benissimo, comunque strappa. Poi abbiamo un'altra partita giovedì, abbiamo un'altra domenica. Io credo che oltre a tutte queste cose che vanno bene, io credo che, l'ho detto anche ai ragazzi finita la partita, i ragazzi devono stare sereni e tranquilli, perché comunque la squadra fino ad ora ha fatto 50 punti, poi è normale che stasera era una partita che ci permetteva di arrivare a 38 punti, di battere la Roma, di avvicinare l'Atalanta, quindi quando perdi una partita così, che in una posizione normale, perché momentaneamente noi saremo secondi, però non lo siamo, sembra che ti crolli il mondo addosso. Invece bisogna essere forti, domani dobbiamo recuperare, martedì dobbiamo riprendere gli allenamenti e ripartire, perché comunque quello che stanno facendo i ragazzi è veramente qualcosa di, io credo, di importante, perché dall'esterno tanti parlano, anzi tutti parlano, e parlano di tecnica, di tattica. Io credo che il nostro calcio non sia mai esistita una situazione che ha subito la Juventus quest'anno, quindi per questo devo fare veramente i ragazzi per quello che stanno facendo. Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, è una partita sicuramente non può far crollare quello che stiamo facendo. Ecco, appunto, allora a proposito di questo, sereni e tranquilli i suoi giocatori lo sono, o per quello che sta dicendo lei, come racconta anche l'espulsione di Ken dopo una quarantina di secondi, in una stagione così complicata e tribolata, tenere i nervi saldi diventa difficile, c'è un po' un senso di frustrazione, di difficoltà generale? Ma sì, infatti non bisogna cadere in frustrazione, le ho detto apposta, Ken ha sbagliato indipendentemente da quello che non è una questione della situazione, Ken ha sbagliato punto, è entrato e forse era nervoso perché non aveva giocato, comunque ha messo in difficoltà la squadra. Dall'altra parte i ragazzi comunque devono, l'ho detto, devono rimanere sereni, perché ci ho parlato anche dopo la partita, perché in questi momenti soprattutto, ma anche dopo un pareggio sembra che ti crolli il mondo addosso, invece non deve controllare assolutamente niente, però ha fatto 50 punti e quindi noi bisogna continuare a lavorare su questo. Poi quello che è successo, quello che succederà non dipende dal campo, però noi bisogna, ripeto, arrivare in fondo al campionato e essere nelle prime 4 e momentaneamente siamo secondi. Strama. Ciao Max, sono molto d'accordo con questa tua analisi che hai fatto, da un punto di vista che la Juventus non deve uscire troppo triste da questa partita, lo commentavamo anche qui nei minuti finali, anche perché alla fine, come dicevi tu e come il campo ha palesato, le occasioni ci sono state, le ha avute contro una delle squadre più solide della nostra Serie A. Al netto delle occasioni, Max, ti volevo chiedere qual è secondo te il reparto che oggi poteva fare un pochino meglio? Io ho avuto la sensazione che il centrocampo, da un punto di vista della qualità, soprattutto nel secondo tempo, poteva mettere un pochino più in difficoltà quello della Roma, che appariva un pochino stanco. Sei d'accordo secondo te? Ma io credo che allora, dopo il gol ci siamo, Locatelli si alzava molto, lasciavamo molto Rabiot davanti alla difesa e ci voleva un pochino più di ordine, perché mancavano 35 minuti alla fine, quindi in quel momento lì fai presto a ribaltare le partite, ecco. E poi ci sono state le buone giocate, poi quando crei diverse occasioni, poi non scordiamoci quando Pogba entra dentro l'area che deve tirare invece la passa, quando Vlahovic deve tirare da dentro l'area, l'ultima occasione di Danilo che è stata, io non l'ho rivista, mi sembrava dal campo abbastanza clamorosa, però il calcio è questo, se stasera doveva andare così contro una Roma che comunque sta facendo un ottimo campionato e sappiamo le caratteristiche della Roma, è una squadra che è 6 partite che non prende gol in casa. E stasera diciamo che noi potevamo avere delle occasioni migliori, per dire i primi 2 cross del secondo tempo, dove noi abbiamo approcciato bene il secondo tempo alla partita, una Fagioli ha battezzato la palla corta, invece è passata sopra la testa, e l'altra c'era Leonaria dove andava a chiudere sul secondo palo, ecco, quindi potevamo sicuramente in quelle situazioni lì fare meglio. Ecco, però quando abbiamo preso un gol da 25 metri, è stato bravo Mancini, però lì bisognava uscire prima Però questo è il calcio, va accettato. La cosa che invece bisogna fare è quella che comunque noi bisogna ragionare su quello che i ragazzi stanno facendo. Stefano? Questa è la verità. Poi dopo... Basta, ma quante domande gli fanno? E questo non mi sta bene. Ma che domande fossero domande? Proprio il rapporto di quello che i ragazzi stanno facendo. Come sta Vlahovic fisicamente e mentalmente? Come sta Pogba? Perché è una stagione un po' complicata, la sua ha avuto dei problemi i numeri che insomma sono la scienza da applicare al calcio, dicono che segna meno delle stagioni passate. No, ma quando mai? Ma segna meno, però Vlahovic stasera ha fatto una buona partita, anche tecnicamente ha fatto molto bene, secondo me. Rispetto all'ultima che aveva fatto, ha fatto molto bene. Ecco, ha avuto anche occasione quando non ha tirato ed è stato presente in area. È normale che poi dopo, quando entra anche Chiesa più vicino, è normale che abbiamo più possibilità, siamo più, diciamo, più offensivi. Ecco. La saluto chiedendole con una risposta secca se l'Europa League diventa il primo obiettivo stagionale. Barzagli mi ha ripreso dicendo no, alla Juve non si può scegliere. Ma così lontani dal quarto posto, in questo momento l'obiettivo è provare a alzare quella coppa? L'obiettivo dell'Alleanza è quello di cercare di raggiungere quelle davanti. Mancano 13 partite, purtroppo abbiamo buttato via 3 punti stasera, e soprattutto perché anche con Parigi tenevamo la Roma a 10 punti, se non sbaglio, a 9 punti, perché la Roma 44, noi 35, quindi la tenevamo a 9 punti. Però il calcio è strano, le due partite con la Roma all'andata è una partita che meritavamo, credo, di vincere, però nel calcio il meritare non serve a niente. Nel calcio, se vinci sei bravo, se perdi sicuramente hai sbagliato qualcosa, molto semplice. Grazie ad Allegri. Commenti? Ma allora, cioè, ragazzi, mi manda al manicomio, ma che devo dire? Allora Fabio, io ti dico questo, io sto leggendo la chat, ascoltando te, adesso ho ascoltato il maghetto e quindi sto cercando di farmi un'idea. L'idea che mi sto facendo io è che se questa partita finiva 1-1, uno scandalo non lo era. Ma no, ma manco 1-0 alla Juve. Aspetta, sì. Va bene. Il punto è questo. Io più che sulla partita in sé, a me interessa veramente tanto affrontare il discorso su Vlahovic, perché io ripeto, la partita non l'ho vista, ma mi fa la domanda su Dusan, in chat mi scrivono che palloni toccati in area da Vlahovic 1. È vero o è un'esagerazione per dire che comunque ha giocato pochi palloni? Cioè, ha realmente toccato solo un pallone in area? Perché allora fondamentalmente sì, ha avuto l'occasione di tirare 2 volte e ha deciso di passare, ma due palloni in aria. Due palloni. Ragazzi, è questo il problema, ragazzi. È questo il problema. Se tu compri un animale da gol come era Vlahovic e lo trasformi in uno scazzottatore che deve fare sponde, tenere la palla con le spalle alla porta per far salire la squadra, secondo me lì è l'errore, lì è proprio la madre di tutti gli errori, perché la costruzione del gioco nel momento in cui hai un giocatore del genere, che l'abbiamo visto, no ragazzi, cioè, anche quando la butta dentro ne tocca una partita, cioè, poi oggi non l'ha buttata, ne ha toccati 2, però ci sono quei giorni che ne tocca una e dentro la butta. L'altro giorno ne ha toccata una contro il Toro, ne ha toccata una e ha preso la traversa, cioè, quindi il punto è questo, ragazzi. Il punto è che nel momento in cui tu hai un giocatore del genere, non, la tua costruzione del gioco non può... Esatto, bravo Med. Haaland avrebbe fatto la stessa fine. Bravissimo. E il problema è proprio questo, ragazzi. Il problema è che non c'è... Ma no, certo che non è la questione di un giocatore solo, ma lì parte tutto, perché se tu ad agosto non ti siedi con tutti i giocatori, con tutta la rosa, con tutto lo staff tecnico, ti metti metti così, no? Ti prendi Vlahovic qua e gli dici: ragazzi, l'obiettivo durante i 90 minuti è passare più palloni possibile a questo signore dentro l'area. Fine. Fine, ragazzi. Non c'è differenza. Cioè, non c'è altra strada, ragazzi. Non c'è altra strada. Poi ci sono anche tutte le altre cappelle, tutte le cose che sappiamo, magari anche appunto tramite fonti attendibili o un po' meno attendibili, però del fatto che comunque Allegri è un allenatore pigro, ma non lo scopriamo oggi. A me, dato che comunque i giocatori sono una parte importante, cioè proprio chi gioca alla Juve è una parte importante, ovviamente, dello sport che noi guardiamo, il fatto che Dusan Vlahovic non abbia tre nitide occasioni da gol a partita, poi ti spiega tutto, ragazzi, spiega tutto, spiega come va a finire, spiega perché poi se ti prendi un golletto non sei capace a rimontare, perché quest'anno abbiamo rimontato solo una volta, capito? Bravo Andrez, cioè, ma Trezeguet, ragazzi, ma quanti palloni aveva ogni partita? Cioè, ma quante occasioni da gol aveva? Filippo Inzaghi, ragazzi, quante occasioni da gol aveva? Inzaghi ne sbagliava una marea. E ne sbagliava infatti una marea, perché Inzaghi, se ha fatto tutti i gol che ha fatto nella sua carriera, è perché il doppio li ha sbagliati. Capito? Perché nessuno gli veniva in mente di dire a Inzaghi di tornare sulla tre quarti, tornare a centrocampo, dice no, te stai lì, balla sulla linea dei difensori, Vieri, bravo. Cioè, andiamo avanti così, cioè, ragazzi, quanti centravanti della Juventus hanno fatto tanti gol, cioè, oh raga, Osimhen quanti gol ha fatto, Fabio, quest'anno? 18, 19? Parecchi. Ma lo dico in campionato, una ventina. Ok, lo dico subito. Vlahovic 19, benissimo. Andiamo a vedere per piacere quante volte Osimhen ha tirato nello specchio della porta? In una partita almeno 4-5 volte. Oh, è lì che voglio arrivare, capisci? Perché nessuno si azzarda a dire che Osimhen non è un grandissimo giocatore, ma il grandissimo giocatore va supportato. E quindi per fare 19 gol in... 20 partite, che cazzo di partita era questa? La 24esima, non lo so. Sì, cioè, quindi se tu fai 19 gol in 25 partite, io voglio vedere quante volte ti rimporta. Non per giudicare il giocatore, ma per giudicare quello che sta facendo peggio di lui. Perché, ragazzi, sarà un caso, se nell'ultimo anno di Allegri, che coincide con il primo anno di Cristiano, è l'anno in cui Cristiano segna di meno negli ultimi 15 anni, cioè, sarà un caso che Higuain, quando giocava al Napoli, ha fatto 36 gol, cioè aveva 6 occasioni, ragazzi. E dopo un anno di Juve Higuain era completamente svuotato, non ce la faceva più a giocare a pallone, cioè, ragazzi, noi possiamo starcela a raccontare il cortomuso, possiamo stare a raccontarci che cosa cucina, ma proprio perché Allegri fa del suo cavallo di battaglia la semplicità, io lo critico con la semplicità, ovvero quanti tiri fanno in porta i tuoi attaccanti in 90 minuti? Cioè, Vlahovic se fa un gol a partita nella Juve vuol dire che gli danno il pallone d'oro, Perché se tiri una volta in porta... Ti ricordo, a inizio anno aveva una media palloni toccati, gol fatti, che era impressionante. Cioè, infatti, ma è ovvio che sta gente ne deve toccare tanti di palloni, Cioè, ma dai! Quindi, ripeto, se te non sei in grado, attenzione, non di fare 6 tiri in porta, ok? Cioè, del tabellino finale, dei 6 tiri in porta nel tabellino finale non mi interessa, ma se te non sei in grado di regalare al tuo centravanti 3 o 4 occasioni nitide per partita, per me, come allenatore, non come gestore, come manager, come allenatore, per me fai schifo. Per me fai schifo. C'è poco da dire, ragazzi. Io la penso così. Poi allora, mi spiace che qua ce la raccontiamo sempre fra di noi, ma io vorrei qua un personaggio di quelli che mi difendono Allegri a spada tratta per chiedergli questa cosa, per chiedergli ma per te è normale? So io come te la giro. Allora, ci sono due sabato da ringraziare. Grazie. Due sabato da ringraziare. Vai. Davide fa 8 mesi con Prime e Fraudolentuni fa livello 1 2 mesi, grazie di cuore ragazzi. Grazie. Abbiamo collinato la quota 200, eravamo crollati a 190, siamo a 204, ma chiaramente ne vogliamo di più, se possibile regalatele, donate, supportate le big. Io ve lo dico, guardate che io sto contattando Grizzly Bianconero, perché Grizzly Bianconero vuole... Ha visto la partita stasera? L'ha vista, lui l'ha vista, e vuole venire in live a parlare. Uno contro, quindi... tipo Costanzo di una volta, uno contro tutti. Esatto, quindi ragazzi, state attenti perché nei prossimi giorni potrebbero esserci delle sorprese. Comunque, per chiudere, io appunto... Poi delle scuse che accampano non mi interessa, però la domanda che vorrei fare è semplice e presuppone una risposta che può essere o sì o no, perché la domanda è normale che il centravanti di una squadra di calcio tocchi 2 palloni in 90 minuti? O sì o no? Non è, ma o sì o no? È normale? Sì o no, ragazzi? Cioè, questo. Ma io lo so che voi pensate che non sia normale. Io lo so. Il problema è che le persone a cui io vorrei fare questa domanda, qua per un motivo o per un altro, non ci vengono. Non ci vengono. E per un motivo o per un altro qua non ci vengono. E mi dispiace. Cioè, no, raga, non vi mangiamo, Non vi mangiamo, ragazzi. Cioè, siamo bravi, detto questo, democratici. Tornando un attimo sulla partita, volevo dire una cosa dopo aver ascoltato Allegri. Allegri ogni volta che perde, lasciando stare sulla la narrativa sul nuovo condottiero, sui ragazzi straordinari, diceva 2 mesi fa che non avrebbe mai più parlato dei 15 punti. No, non solo adesso ne parla ogni domenica, ma adesso si aggiunge sempre i 2 punti con la Salernitana. Voi mi direte, va bene, ce l'hanno rubata. Allora, un interista può dirti, io ho vinto il campionato del 98 perché secondo me, deficiente che sono, me l'hanno rubato. Allora, se il calcio è così, ognuno può dire il cazzo che vuole, non conta più niente. Detto questo, descrive come al solito il calcio in maniera episodica, perché il suo calcio è episodico, ovvero quante partite ha vinto la Juventus allo stesso modo in cui la Roma ci ha battuto contro una piccola, l'80% delle partite. Andiamo a vedere le partite, quindi, di novembre esattamente, quindi Mourinho non fa niente di più, niente di meno di quanto fa Allegri contro la Cremonese, di quanto fa Allegri contro il Lecce, di quanto fa Allegri contro lo Spezia, eccetera eccetera eccetera. Non fa niente di più, e là puoi dire, o Spezia può dire, oh cazzo, ma io meritavo la vittoria. Oggi la Juventus può dire, ma io meritavo la vittoria. Il punto è che quando il calcio è episodico, tu, come dire, non giochi secondo le tue abilità. Tiri un dado, una volta esce il dado vincente a te, l'altra volta può uscire il dado vincente all'altra squadra. Spesso va detto, in questo campionato schifoso, va detto che dato che siamo la squadra che ha 50 punti sul campo, il dado ci sorride molto di più rispetto a quanto non ci sorride, per quanto mi riguarda quello che noi produciamo, no? Mi spiace veramente, Fabio, se ci ridanno i punti siamo secondi in classifica, perché lo scontro diretto ce l'abbiamo a favore contro l'Inter. Cioè, purtroppo, o per fortuna, perché l'anno prossimo, piuttosto che farmi le pippe il mercoledì sera, preferisco guardarmi almeno 6 partite di Champions. Su questo non ci piove. Però te, giustamente, Fabio, dici così. Cioè, io sono d'accordissimo con te quando dici che noi effettivamente... Guardi, questi dati sono inquietanti. Ragazzi, questi dati sono una roba... da prendere, consiglio. Lei domani non è più allenato dalla Juventus. Questi sono dati inquietanti, eh. Scusami Fede, dato che era hai fatto bene. Osimhen, ero io che le avevo chiesto. 1,8 tiri in porti per 90 minuti è primo, chiaramente. Milik va detto che è terzo con 1,53, ma credo che il campione sia piccolo perché ha giocato meno partite, altrimenti se fosse stato in campo Milik titolare avrebbe fatto alla fine di Vlahovic. E quinto Ken, che ha un campione di minuti giocati poco e niente, nel senso che però quando entra è molto incisivo, tranne quando non si fa espellere perché deve tirare i calci a Mancini. Vlahovic, che dovrebbe avere il campione maggiore di minutaggio, è 25esimo con 0,98. Cioè manca una volta in porta, hai capito? Un tiro in porta a partita. 0,98. L'attaccante da 80 milioni. No, fermi, ha sbagliato. Ha sbagliato. Lautaro 1,53, secondo Milik dopo, quindi ha cercato di fare il dato vicino all'allegrismo, non c'è riuscito manco col dato. Allegri sei indifendibile, Allegri. No, veramente, cioè ragazzi, secondo me il punto è lì, ragazzi, perché a me poi mi tornano in mente gli spettri del passato, Fabio, quando io sentivo certa gente e parlo non di tifosi, ma di tesserati che dicevano ma sai, bisogna comunque andare tranquilli perché noi un ottavo di finale 3-0 non lo vinceremo mai. Bisogna stare attenti quando si infierisce sull'avversario, perché magari poi l'avversario si innervosisce e ti fa il fallo. Noi ci mettiamo sempre a essere più scarsi di quanto valiamo, sempre. Ma il Liverpool ha vinto 7-0, ragazzi. Quelli non si sono fermati dopo che ne avevano fatti 5. Ma secondo voi cosa hanno detto? Ha detto no, fermiamoci qua che magari poi ad Anthony gli girano i coglioni, mi tira un calcio nelle tibie, oppure no, dai, facciamogliene altri due a sti scemi. Cioè, ma anche per un tifoso, raga. È così. Non è manco colpa sua alla fine. No, non sono d'accordo, Mixart. L'ha chiesto lui, ragazzi. L'ha chiesto lui, non prendiamoci per il culo. Era da sei mesi alla Juve, e mi ci gioco, eravamo ancora in periodo di vacche grasse con l'Andrea che comandava e quegli altri che facevano come diceva quello che diceva l'Andrea, quindi raga, Vlahovic l'ha voluto lui, non pigliamoci per il culo, ragazzi. E poi ma che significa è un giocatore che non è da Allegri? Porca puttana, ragazzi, ma questa è la base, cioè un centravanti di 1,90 m che pesa 85 kg, non è che devi essere il capo dei capisher per capire come utilizzarlo, cioè non è quel centrocampista strano che se gli chiedi di fare il movimento a rientrare non è capace, che se gli chiedi di scalare, di sovrapporsi, gli devi spiegare come fare, ragazzi. Quello lì è un centravanti, è un energumeno di 1,90 m che pesa 85 kg, quanto cazzo peserà? 90 kg, non lo so quanto pesa Vlahovic, che deve stare in mezzo all'area, fargli passare il pallone e farlo tirare in porta, proprio perché il calcio è semplice, noi non riusciamo a fare la cosa più semplice del mondo, ovvero passare la palla al centravanti. Cioè non cose strane, movimenti, le mezze punte che scusate, le mezzali che seguono, riempiono l'area. No, la cosa più semplice, ovvero passare la palla al centravanti, noi non siamo capaci a farlo. Roba che veramente gli allenatori di provincia lo fanno, tipo con Zola, per dire, cioè dato che Zola è l'unico punto di riferimento dello Spezia, lo Spezia gioca per dare il pallone a Zola per fare gol. Vabbè. Virmone, puoi scrivere un fumetto sulle chat di WhatsApp di Allegri, Mourinho, Lotito e Galeone? Sarebbe molto interessante. Sentite, al volo, allora, ma veramente al volo, se qualcuno vuole intervenire sulla vocale Discord, noi entriamo 9 minuti e poi chiudiamo, anche perché il sottoscritto deve guardare la partita dei Nets, quindi a mezzanotte sono impegnato. A mezzanotte, quindi bisogna gustare la partita dei Nets contro il Charlotte Hornets. Se volete entrare, entrate. Chi è entrato? È entrato Ralfone. Ciao Marco, smutati. Dici tutto. Marco, ci senti? Sì, ciao, vai. Ciao ragazzi, mi sentite? Vai, 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 al volo, sì. Sì, al volo io vi volevo dire solo una cosa a proposito di Ken. Secondo me non è casuale quel calcio. E se andate a cercare che cosa ha fatto Mancini con i giocatori neri in questi ultimi 2 anni, lo trovate. Non è casuale. Lui è entrato per dargliela e appena gli si è avvicinato, gli ha fatto qualcosa e gliel'ha data. Mi aspetto che succeda con altri giocatori neri in campionato, perché quello che ha fatto Mancini con i neri in questo ultimo anno e mezzo non è normale, e che nessuno lo sottolinei vuol dire mettere la polvere sotto il tappeto. Andate a cercare la serie di contatti a palla lontana di Mancini con giocatori neri. Bene? Però dato, no, ma aspetta un attimo, al volo, dato che tu lo sai che questo fa il figlio di puttana, io non ti do contro, anzi per me hai ragione, non lo fare, cioè è una cosa che nello studio dell'avversario dici, occhio, questo qua te può dire qualcosina, capisci che ti voglio dire? Però Fabio, tu stai pretendendo aspetta, c'è Virmone che parla, c'è Virmone, dimmi Fede. Tu, Fabio, però Fabio, tu, cioè, ricordiamoci sempre che pretendiamo un certo savoir-faire no. personaggi da cui il savoir-faire non è che possiamo tanto. Aspettate entrambi. No, Fede, non voglio il savoir-faire da chi non ce l'ha. Semplicemente nella preparazione della partita, dato per esempio l'arbitro prepara la partita e dice occhio che questo tende a cascare, questo qui quando va a destra tende a fare questo movimento qua, lo fanno gli allenatori, lo fanno i giocatori, lo fanno gli arbitri, che qualcuno dica, ma per esempio Di Maria con Izzo, che Izzo sia un provocatore, lo sappiamo oggi, però a Di Maria andava detto, occhio che Izzo è stronzo, se ti dice qualcosa tu passa davanti e fai finta che non è successo niente. Sono cose che si preparano, cioè aspetta, vi faccio un esempio, perché lo raccontava alla Gialappa tanti anni fa. Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, del Livorno, tanto credo sia livornese, non vorrei sbagliare, ha costruito una carriera, diceva, preparandosi addirittura lui, uno scout in recall, giocatore per giocatore, di quelli che doveva andare a marcare sulle famiglie, sui parenti, sulla moglie, perché la domenica andava in campo e diceva tua moglie fa la puttana, e quello faceva incazzare gli attaccanti. Ma se l'andava a preparare così... Ma è il caso. Guarda, io ho sempre saputo che erano. Guarda, a me quello lì mi ha sempre. Uomo di merda era, uomo di merda. Ma sì, fine. Ma ragazzi, guarda che lo fanno. Oh, Cristiano la segue l'NBA, che chissà cosa si dicono in NBA. Cioè, sto dicendo, non sto giustificando Mancini che è un pezzo di M, se ha detto qualcosa, cosa che non lo so, ma io prendo per buona questa versione. Semplicemente tu di a Ken, o Ken deve sapere che essendo un pezzo di M deve prepararsi a stare sul pezzo. Se tu entri dopo 30 secondi e tiri un calcio di quel tipo, per me lui è un pezzo di M, ma te sei scemo che ci sei cascato. Stop. Fabio, dimmi. Io non penso che gli abbia detto qualcosa oggi. Tu dici io che se l'era già preparata prima. Sì, Ken è andato lì e ha detto se mi mette le mani addosso anche a me come ha fatto con gli altri, te la può scontare per tutti. Okay. Tanto è entrato al 90esimo, non è che potesse fare chissà che. È vero che era meglio se rimaneva in campo e se lo faceva 10 minuti dopo, però quello ha fatto un intervento proprio da uno che non ci vede più dalla rabbia, cioè, e Ken lo conosciamo, Ken non è così. Ho capito. Ha fatto un fallo da uno che ha del pregresso, evidentemente del pregresso, e mi aspetto che succeda ancora. Tra Ken e Mancini sempre? No, tra qualche giocatore nero e Mancini. Vedremo cosa succederà. Marco, vuoi dire qualcosa sulla partita al volo o niente? Partita di non c'è niente da dire. Ce lo siamo oggi. Forse non meritavamo di perdere. Sì. Oggi. L'anno scorso ne abbiamo vinte 2 perché sull'1-0 e sul 4-3 hanno sbagliato il rigore loro. È quello che dicevamo. Lancio di dadi, stavolta ha girato bene a loro. È tutto qua. Calcio episodico. Marco, devo salutarti al volo che c'è Antonio sul disco. Ciao Marco, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao. Vai Antonio al volo, abbiamo 4 minuti circa, forza! Mi ha stupito un pochino questa ricostruzione che ha fatto Ralfone adesso, nel senso non me l'aspettavo, è una cosa che se lui ha notato deve far riflettere molto attentamente sicuramente. Mi ha lasciato un po' di stucco, mettiamola così. Ho capito. Sulla partita invece noi ci siamo lasciati alla fine del primo tempo, stavamo 0-0, dicevamo forse la portiamo a casa, invece non l'abbiamo portata a casa. Non l'abbiamo portata a casa perché purtroppo Mourinho queste cose le sa fare un po' meglio di Allegri. Allegri è un maestro nel fare partite dove non si gioca, Mourinho è ancora più maestro nel farle, quindi alla fine la sfangata è fondamentalmente quello che ha trovato per primo il gol. Purtroppo la partita si era incanalata in quella direzione, era una partita che chi l'avesse sbloccata avrebbe avuto la maggior parte delle possibilità di portarsela a casa. L'hanno trovato loro il tiro della domenica e si chiudono bene loro, ci chiudiamo bene noi, attaccano male loro, attacchiamo male noi, purtroppo è andata come è andata. Purtroppo è così. Cioè, era una partita orrenda dall'inizio, ha continuato a essere orrenda e se non altro non dovremmo più affrontare la Roma quest'anno, mi pare, giusto? Per fortuna no, in Coppa Italia si sono fatti eliminare, quindi abbiamo finito, abbiamo regalato 4 punti alla Roma di Mourinho. Tra l'altro voglio dire una cosa che me l'ho scordato un attimo prima: la Roma questo tipo di partite le ha fatte con l'Inter, l'ha vinta all'andata a San Siro, contro il Milan l'ha riuscita a pareggiare, tra l'anno scorso e quest'anno sta provando un pochino di fortuna negli scontri diretti, ma a Napoli, col Napoli che ha fatto benissimo fino ad ora, gli è andata in culo all'andata, che ha fatto la stessa identica partita, ve ne raccontavo nel primo tempo, e al ritorno l'hanno persa entrambe. Quindi contro le squadre che giocano a pallone tendenzialmente tu stringi, poi alla fine però il pallone conta e tu quando non sei in grado di giocare a pallone, contro le squadre che invece vogliono giocare a pallone, vinci. Stranamente contro le altre squadre, contro l'Inter, contro il Milan e contro la Juve ha fatto punti, perché sono squadre che fanno schifo quanto la Roma. Peggio la Roma delle altre, cioè, sto dicendo peggio la Roma nella proposta, però evidentemente sta cosa in Italia funziona. Antonio, vuoi dirci qualcos'altro? Cosa vi posso dire? Niente, che meno male ci siamo tolti la Roma dalle balle, speriamo adesso che col Friburgo ci sia la solita reazione di orgoglio che spesso capita dopo una scoppola. Questa è arrivata in maniera diversa rispetto alle altre, speriamo che la reazione ci sia ugualmente. Speriamo bene, noi ve la racconteremo comunque in diretta. Grazie Antonio, buonanotte Antonio. Ciao, buonanotte a voi, ciao Virman, ciao Fabio. Ciao. Ci vediamo con i ragazzi del Discord domani con gli appuntamenti. Domani ci sei alle 14? Allora, ecco, bravo, grazie per averlo chiesto. Allora, sì. Io alle 14 domani non ci sono perché devo finire dei lavori. Però sono al caffè con te, questo te lo do per certo. Okay, va bene. Domani il caffè parliamo di Roma Juve, parliamo del campionato, ci sono tanti temi da sviluppare. Intanto l'ultimo tweet al veleno di Giovanni Albanese. La Juve si ferma all'Olimpico, interrompe la striscia positivo. Sì, l'analisi, il Gianni Brera del 2023, ma offre comunque spunti positivi. Ha lottato, allora, gli spunti positivi, ha lottato fino all'ultimo, cosa che tutte le squadre dovrebbero fare, no? Ci auguriamo che sia l'ordine delle cose. Se la squadra non lotta c'è un problema. Colpito 3 lenni e avrebbe meritato il passo. Siamo alle vittorie morali, ma come? Ma si dice sempre che le lamentele sono gli alibi dei perdenti. Evidentemente ragazzi non va così. Guarda, domani non lo so, però magari martedì una puntata sul calcio internazionale ve la faccio, perché ho visto più calcio internazionale che Serie A questo weekend e va detto che mi sono divertito di più. Ragazzi, 3 ore e 30 passate insieme. Ringrazio Virmone che è stato con me nel post partita, grazie mille Fede. Da LB è tutto, domani alle 16 c'è il caffè, parleremo di Roma Juve, del campionato, dei temi del giorno, ma prima di salutarci, cammello e amici di YouTube, un bacio, ciao. Ciao. Un personaggio strepitoso, il cammello del Suriname.